sono qua per registrare il video tag da cui sono nel quale, magari un attimo i pronomi relativi, nel quale sono stata taggata da Donatella, che ho già fatto anche una collaborazione con lei. Vi lascio il video della collaborazione con lei e in più il suo canale giù nell'info box. Intanto la ringrazio tantissimo, davvero mi fa molto piacere e sono molto contenta di rispondere. E ho visto due o tre domande di quel tag e non mi sono dispiaciuto. In più ho visto il video di Donatella e non mi è dispiaciuto. Quindi il video in questione, a proposito, magari se ve lo dico così, giusto per informazione, è il video tag sub for sub, ovvero magari le collaborazioni, le cerchie o così via. Allora, prima domanda, come consideri il sub for sub? Allora, sinceramente a me non dispiace il sub for sub, adoro soprattutto quei canali grandi che comunque aiutano, magari fanno collaborazioni con i canali più piccini. Ovviamente c'è, cioè, i canali grandi, intendo magari, io ho visto per esempio Gloria Fair. So che, penso che conoscete tutte Gloria, il canale di Gloria, intanto la saluto anche se non vedrà mai questo video comunque. Lei so che fa anche collaborazioni con canali più piccini, anche Leonora Manni che stramo. So che fa collaborazioni con canali più piccini, trovo che sia una cosa bellissima perché, ok, dici, vabbè, loro hanno pochi iscritti. Mi caga meno, cioè non gli arriva molti iscritti, però comunque hanno già un grande numero di iscritti. Per esempio, penso che Gloria ne abbia sui 50.000, se non sbaglio, adesso non lo so sinceramente. Però penso che sia comunque una cosa carina perché l'altro canale, cioè voglio dire, ovviamente se però la persona ti segue da tanto, cioè tanto tempo, non che si è iscritta l'altro giorno, gli viene in mente, dato che tu hai un sacco di iscritti, allora di fare una collaborazione. Io penso che comunque tra canali grandi che aiutano i canali piccoli, penso sia una cosa molto carina perché comunque anche loro sono stati canali piccoli e hanno sempre voluto crescere, quindi se si può dare una mano, secondo me è una cosa molto carina. Ovviamente non mi piacciono le collaborazioni dove io mi iscrivo al tuo canale e ti chiedo subito di collaborare quando non hai mai seguito un mio video, non mi hai mai cercato, non mi hai mai guardato, ma hai visto adesso, dai, facciamo una collaborazione. Quelle collaborazioni lì sono quelle che, cioè, va bene lo scambio di iscritti, però sono proprio bruttine secondo me. E quindi quelle collaborazioni lì sono quelle che mi piacciono meno. Però se mi segui e se vedo che sei comunque interessata e così via, cioè mi piacerebbe aiutare, ovviamente. Poi, qual è secondo te il miglior modo per farsi conoscere su YouTube? Rispondo come avrà risposto la maggior parte delle persone, ovvero essere sincere, essere spontanee e ovviamente, secondo me, è molto importante anche il montaggio del video. Secondo me anche dedicarsi magari all'editing è importante, cosa che, devo essere sincera, io non sono, cioè sto cercando di immettermi un po' adesso, infatti avete visto che mi hanno regalato una videocamerina nuova di cui io sono stracontenta. Però secondo me è molto importante anche quello, cioè essere molto precise, magari caricare un video una volta anche a settimana, però il video caricato deve essere un video che comunque piace al tuo pubblico e che comunque sia fatto bene, cioè un video alla Carlona, no, deve essere un video che comunque è stato fatto bene, è stato pensato, è stato progettato e alla fine è stato fatto molto bene. Secondo me è molto importante tutto, è molto importante. Ovviamente non bisogna appunto farli alla Carlona, farli così tanto per, ma è bello esprimere le proprie opinioni, esprimere se stessi e far capire alle persone ciò che si vuole dire e coinvolgere, ecco, coinvolgere il tuo pubblico e far dire cavoli, sì, magari commento, le dico il mio pensiero. Io è una cosa che infatti vi dico sempre: commentate, non lo so, ditemi quello che vi passa per la testa, è una cosa che cerco di dire sempre perché voglio coinvolgervi, perché è una cosa che mi piace un sacco, però non ci sto riuscendo per piano, spero di riuscirci, però comunque non lo so, cioè a me piacerebbe tantissimo. Ma spero che pian piano ce la facciamo.
3. Ti piace fare collaborazioni e trovi utili per farti conoscere? Sinceramente sì, a me piace fare collaborazioni, soprattutto ve l'ho detto, con persone che comunque vedo che mi seguono e così via. Perché no? Cioè, nel senso, io seguo un sacco, per esempio, con Nicole, cioè, la seguo da sempre. E infatti facciamo il video in collaborazione dei prodotti finiti. Ma prima la seguivo già da un po' e poi dopo anche con Donatella è capitata la stessa cosa. Poi ovviamente la ragazza con cui chiedo di fare la collaborazione, a cui chiedo di fare la collaborazione deve essere una ragazza che mi piace, mi interessi, cioè non che chiedo al primo che capita. E quindi secondo me è importante comunque anche quello. E le trovi utili per farmi conoscere? Secondo me sì, perché alla fine magari, non lo so, cioè è sempre utile, magari uno va a dare un'occhiata, nota un video che può essere carino, le piace la persona e quindi si iscrive, cioè secondo me ovviamente tutto è utile. 4. Menziona 5 canali piccoli che segui sempre. Allora, io me li sono segnati. Di canali, io non seguo più che altro canali piccoli, seguo canali, cioè ne seguo canali piccoli, però seguo molto canali che sono cresciuti in quest'ultimo periodo. Per esempio, Di Chicca è cresciuta tantissimo, Eleonora è cresciuta tantissimo. Sono canali che ormai non menziono neanche, non perché non mi interessa, ma perché hanno già un gran numero di iscritti, cioè sopra i 10.000 per me non sono più canali piccoli. Anche se, vabbè, io confronto alle solite beauty guru, sono canali piccoli. Il mio, per esempio, non è neanche un canale tra poco, però a me piace. Comunque, vabbè, menziono ovviamente il canale di Donatella, vi lascio ovviamente tutti i link giù nell'info box, il canale di Chiaretta che ha raggiunto i 10.000 iscritti, però comunque volevo menzionarlo perché comunque li ha raggiunti da poco e adoro quella ragazza, secondo me la spontaneità in persona, cioè è strepitosa. Il canale ovviamente di Nicole, Just Nicole 93, sempre tutti i link già qua sotto. Il canale di Little Snake 90, non ne ho mai parlato, ma trovo che sia eccezionale. Poi si chiama come me, quindi, cioè, proprio è una brava ragazza. Si vede che anche lei è molto sincera, molto spontanea. Poi, non lo so, penso che sia proprio una bravissima ragazza. E un canale che ho conosciuto da poco, che è di Lucrezia, anche lei è relativamente piccino. E niente, spero che voi rispondiate tutti a questo tag. Ovviamente cercherò di mandarvi una mail e spero in una risposta positiva. Comunque niente, io vi lascio il link dei loro canali giù nell'info box e a loro li saluto. Ciao! Poi, miseria, ciao, ok. Quanto sei attivo sugli altri canali? Lasci sempre commenti o like. Allora, devo essere sincera, allora, i video li guardo tutti. Quando mi vengono nelle mie iscrizioni, guardo la maggior parte dei video che mi interessano. Cioè, per esempio, i video che magari tralascio un po' sono i video magari delle americane, perché faccio fatica a capirli, però alcuni li seguo un sacco. Cioè, per esempio, i tutorial delle americane li seguo quasi tutti. Non seguo magari i preferiti di marzo delle americane, perché non tanto non ci sono la maggior parte dei prodotti che menzionano, quindi non li calcolo. Però, per quanto riguarda quelli, sì, li seguo sempre e non sono solita lasciare commenti, devo essere sincera, però i like li lascio sempre. Quindi sì, dacci un'idea magari originale per un prossimo video. Oddio, non lo so, io di idee, originalità proprio zero. Io e le idee, no, non andiamo d'accordo, infatti vi dico sempre consigliatemi un video da fare perché non lo so. No, 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 non c'è. Alla fine i video che girano sono sempre quelli, ce ne sono di tutti i colori, quindi. Qual è la tipologia di video che guardi di più? Ma io sinceramente guardo. Vado a periodi, ci sono periodi in cui, per esempio, adesso i video del Cosmo Prof me li guardo tutti perché avrei desiderato esserci. Però non sono potuta andarci, mi dispiace. Però gli haul e così via li guardo tutti. Poi ci sono i periodi in cui mi piacciono un sacco, tipo le postazioni make-up, vedere le postazioni make-up, altri periodi in cui mi piace per esempio vedere il room tour, cioè i DIY, Madonna, non sono capace di parlare, i do it yourself, diciamola così. Cioè, vado a periodi più che altro. Allora, 8. Cosa ti ha dato più soddisfazione da quando hai aperto il canale? E cioè, nel senso, a me ogni cosa dà soddisfazione, vedere che i video vengono guardati. Per esempio, c'ho un video che ho guardato tantissimo, mi sembra sia il primo cover per iPhone. Sì, che
Tipo, ho guardato 3.000 visualizzazioni, cioè sono stracontenta. Vedere che pian piano gli iscritti aumentano, i like aumentano, riesco a farmi conoscere di più, per me è la cosa più bella che si possa essere. Ci possa essere, Madonna, l'italiano, Martina, proprio zero. Oggi non ci siamo io l'italiano. Comunque, cioè, io amo queste cose, amo questo mondo, cioè. È il mio mondo. Poi ogni tanto, non so se capita anche a voi, per esempio, vedo un ombretto, magari l'altro giorno è capitata che mi sembra la palette India o l'Africa di Paola P. L'ho vista in un video di Sweet as a Candy che mi sta piacendo un sacco, cioè eccezionale, mi piace davvero tantissimo. E niente, stavo facendo vedere, mi sembra, un ombretto di una di queste due palette. Cioè, io sapevo già, quando ho detto dupe, io sapevo già che dupe era, cioè. Io in questo mondo, cioè, ci vivrei davvero, cioè, vivrei solo di questo, però ovviamente non posso. Quindi, la cosa che mi dà più soddisfazione è che altro siete voi, perché pian piano vedo che stiamo crescendo. Ok, nell'ultimo periodo no, perché probabilmente non mi stavo prendendo più di tanto cura del canale, devo essere sincera, faccio un mea culpa, però mi ci rimetto, sì. 9. Che cosa ti ha scoraggiato dal continuare? No. C'è qualcosa che ti ha scoraggiato dal continuare a fare video? Beh, ogni tanto, per esempio, mi scoraggio perché non vedo molti commenti o molti like, quindi dico, vabbè, non mi si fila nessuno, cioè, puoi evitare. Però alla fine dico, cioè, cavoli, è una cosa che a me piace, per me è stato un passo enorme farmi vedere, è davvero stata una cosa. E che temo ancora oggi, sinceramente. Però è una cosa che mi piace e basta, cioè. Ogni tanto mi scoraggia. Non dico che mi scoraggi, però ci rifletto e dico: ma non commenta nessuno, sempre pochi, cioè, pochi iscritti. Magari non piaccio, però oh, ragazzi, anche se a me, io magari non possa piacere, anche se io non piaccio, a me piace, quindi non so cosa fare. Quindi continuo e basta. Menziona una cosa che hai imparato guardando altri canali. In che senso? Cioè, nel senso, una cosa che ho imparato. Cioè, non dico che non ho imparato niente, perché guardando altri canali ho imparato ad aprire un mio canale e. Cioè, ho imparato perché. Però devo. Cioè, non lo so. Cioè, non saprei dire. Cosa pensi dei canali che per far crescere fanno praticamente solo giveaway? Allora, sinceramente devo essere onesta. È capitato, anzi all'inizio magari, quando Nicole metteva quei giveaway, cioè per me all'epoca fantastici, magari mi ricordo che mi avevo fatto il mio primo canale per il giveaway di Nicole su una palette di 120 colori di Fraulein 38 oppure Zoeva, non ricordo adesso precisamente la marca. Sennando che avevo fatto il mio canale senza ovviamente mettere video per quello. Poi pian piano mi sono appassionata, pian piano sempre di più, e ho iniziato. Però sì, penso che allora fare ogni tanto giveaway ci sta. Ovviamente se ne hai le disponibilità economiche, nulla togliere ovviamente. Se ne hai le disponibilità economiche, fare giveaway ci sta, perché comunque, cavoli, premi un sacco di persone. Poi comunque io penso che se anche fai giveaway per far crescere il canale, ok, se fai solo ed esclusivamente giveaway ogni video, cioè allora, vabbè, nel senso anche bruttissimo, perché, vabbè, cioè è orribile, perché più il canale cresce, più le possibilità di vincere si riducono, cioè, quindi è un. Alla fine ha anche un controsenso. Comunque, cioè, è buono fare giveaway perché è giusto premiare. Cioè, mi sembra normale. Non so quante volte avrò detto, cioè, comunque. E quindi penso sia una cosa positiva perché è giusto premiare le persone che ti seguono, se ne hai ovviamente le disponibilità, ma a sua volta anche un risvolto negativo per i canali che fanno solo giveaway perché più il numero degli iscritti cresce, più la possibilità, della singola persona di vincere si riduce, quindi boh. E ultima domanda, tagga 5 canali che devono rispondere a queste domande, taggo ovviamente tutte voi, cioè chi fa video, e taggo i 5 canali che ho nominato prima, ovvero It's Lucrezia, LittleSnake90, JustNicole93, il canale di Donatella e Chiara.
di cui vi lascio i relativi link giù nell'info box. Allora, il video, ragazze, sarebbe anche finito. E niente, questo qui è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Non lo so, fatemi sapere qualsiasi cosa, come sempre. E niente, io vi lascio e vi rimando al prossimo video. Ciao, bellissime!